Cari amici, ben ritrovati all'angolo del gossip. Oggi voglio parlare della coppia Totti Ilary Blasi, perché sono i veri protagonisti della prossima settimana, diciamo, televisiva. Domani ci sarà la partenza dell'Isola dei Famosi, condotta, come sapete, da Ilary Blasi, la sua prima edizione, e già su questa partenza c'è un vero e proprio polverone, soprattutto per la partecipazione di Daniela Martani, questa concorrente che già più volte si era dichiarata in passato anti-vaccini, anti-Covid, che quindi sta facendo molto discutere. Inoltre, Elettra Lamborghini, scelta insieme a Iva Zanichi in qualità di opinionista, sarà assente per le prime puntate proprio perché risultata positiva al Covid, e quindi su questa sostituzione già si sono fatti un po' di nomi. Noi stessi avevamo detto che potrebbe essere Tommaso Zorzi. E poi siamo curiosi di vedere come se la caverà Massimiliano Rosolino nel ruolo dell'inviato. Ma andiamo subito a Francesco. Francesco, che anche lui torna nel piccolo schermo con un suo appuntamento, una serie TV dal titolo Speravo di morir prima, tratta dal libro Un capitano di Francesco Totti e il giornalista Paolo Condò, una serie TV quindi divisa in 6 episodi, dove vedremo raccontata la storia dell'ex capitano giallorosso, la storia centrata poi soprattutto sugli ultimi anni di carriera del calciatore. Proprio per questo motivo Francesco è stato anche di recente intervistato da Walter Beltroni, al quale si è raccontato a cuore aperto, ha parlato di questo ultimo anno molto difficile, direi per tutti, ma in particolare anche per Francesco, il quale ha perso il caro papà Enzo. Inoltre lui stesso è stato malato, diciamo anche gravemente, e poi anche la presentazione, allo stesso tempo anche un aspetto, diciamo, positivo di questo anno passato, la presentazione del film Mi chiamo Francesco Totti, che ha ricevuto i Nastri d'Argento 2021. Parla inoltre anche della sofferenza legata al fatto dell'abbandono della squadra, della sua squadra del cuore, che avrebbe desiderato, insomma, lasciare per sua scelta, e invece è stato costretto, e l'ha portato a un periodo davvero davvero difficile. Ha parlato anche del rapporto che ha con Ilary, e ha ammesso che la famiglia meravigliosa che oggi entrambi si ritrovano, di 3 figli stupendi, è sicuramente molto merito della moglie che ama e per la quale ha molta stima e riconoscenza, e che è anche il vero capo di famiglia. Comunque, tanti auguri a Francesco e a Ilary per questi debutti, e noi ci vediamo sempre domenica prossima qui all'angolo del gossip. Vi abbraccio virtualmente e vi do un bacio. Buona domenica. Ciao.